casa tua o a casa di altri, è una cosa completamente diversa. Ma tu l'hai vista? Peraltro, ma tu l'hai vista la fotografia meravigliosa della signora Carola Rackete insieme a Ilaria Salis, insieme a Mimmo Lucano, sì, e a un altro signore di colore? E dov'è il problema? Amico mio, amico mio, per carità, hai la nuova nemica. No, hai la nuova nemica. Io dico solo questo. La nuova nemica. Io non ho sentito una vostra opinione di Porro. Io non l'ho sentito Porro sull'inchiesta di Fanpage. E poi vedremo. Non l'ho sentito. Posso dirti una cosa? No, vedremo quando. Quando sto vedremo. Masticando una caramella. Non ho sentito. Però posso dirti una zuppette cosa. Su ogni cosa. Ma non c'era. Ma non c'era una volta. Alla ripartenza su Maoro avete scatenato l'inferno. Ecco, appunto. E Corrado Formigli fece una puntata con su Maoro dove gli fece un culo così, perché gli fece tutte le domande del caso. Quindi di che cosa parlate? Allora, cioè, sulla 7 si parla di tutto. Va bene, ho capito. Giù un attimo. Ma non c'era il diritto all'eleganza una volta? Una sembra in gita scolastica, l'altra c'ha una gonna e i peli sulle gambe, l'altro sembra che sta in gita, l'altro con la t-shirt. Ma siete al Parlamento Europeo? Cazzo vi vestite? Porca puttana! Uno non può esporre scarpe da ginnastica e i peli sulle gambe. Cioè, a me non me ne frega niente, parla, per carità. Parla il conduttore radiofonico che dichiara apertamente che non si lava. Porca puttana, dai, è inguardabile quella foto. Lo dici tu che non ti lavi? Dai. Lo dici tu che non ti lavi? Ma che cosa? Uno finisce di fare il rasta con i peli sulle gambe, va al Parlamento Europeo e si mette un attimo a modo. Ma cazzo, tu vai al Parlamento Europeo col buco del culo fuori? No, non ci vai. Ma no, sarà quella. Io non vado in generale, vado vestito sempre Luigi bene Genova, con la dai mia sartoria partenopea. Appunto. Figurati. E ti piace vedere io una con sempre i peli sulle gambe esposte al Parlamento Europeo? A me non piace, con le scarpe in da alcun modo, cazzini corti, ma non dai lo vedo un problema. No. Credo che sia peggio dire duce. Sì, se tutti avessero peli sulle gambe, ti dico di più, posso dirti di più. Meglio i peli sulle gambe. Se tutti avessero peli sulle gambe, ma non dicessero duce, io credo che preferirei i peli sulle gambe, credo. Luigi da Genova, dimmi. Ascolta, scusa, volevo dirti che Parenzo non è che...